Ciao a tutti ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto che editor uso per editare per il montaggio dei miei video fatti in World of Warcraft. Prima usavo AVS Video Editor, poi ho iniziato ad usare Sony Vegas Pro 9 e adesso ho iniziato ad usare Sony Vegas Pro 10. E vi faccio anche vedere come installarlo gratuitamente. Innanzitutto dobbiamo andare in questo sito, di cui vi metterò il link nelle ulteriori informazioni di questo video. Scarichiamo Sony Vegas Pro 32 bit oppure anche il 64 bit, dipende dal vostro computer. Scarico 32 bit perché con un computer 64 bit puoi installare sia uno che l'altro. Con un 32 bit devi per forza mettere il 32 bit. Si fa il download e si salva il file. Io l'ho già salvato, quindi annullo. Ed eccolo qua. Lo installiamo, semplicissimo. Esegui. English, next, accettiamo il contratto, next, creiamo un'icona, install. Finita l'installazione, infatti qua ci abbiamo l'icona. Adesso estraiamo i file della Keygen e della patch. Anche questo vi metto il link di Megaupload su cui io l'uploaderò per farlo scaricare. Una volta scaricato, prendiamo, estraiamo, ok, eccolo qua. Apriamo patch, clicchiamo. E andiamo a cercare il percorso di dove si è installato Sony Vegas Pro, in questo caso programmi x86, perché ho installato la versione 32 bit. Se installavo la versione 64 bit era nella cartella programmi. Questo è nel sistema operativo Vista e Server. Se avete l'XP siete obbligati a prendere il 32 bit Sony. Perfetto, diamo l'ok, infatti ce l'abbiamo qua come vedete. Aggiungiamo, eccolo qua sotto, e cracchiamo, cracchiamo tutto, eccolo che va. Perfetto, come vedete ci dice anche enjoy. Chiudiamo questa. Andiamo indietro, apriamo il Keygen e qua dobbiamo andare a scegliere non Sony Vegas Pro 10 ma Sony Vegas Pro 9. Ok, e facciamo. Mettendo la patch nell'esecutibile NX di Sony Vegas Pro. Mi dice che c'è un errore? Perfetto, allora andiamo così, facciamo ancora patch. E a questo punto vediamo tutta la cartella Sony. Vediamo, tutte le volte mi fa sta storia. Vediamo la cartella Sony tutta. Facciamo tutta la cartella Sony. Ok, i file sono stati patchati. Quindi avete visto che bisogna patchare tutta la cartella Sony.
Ok, facciamo partire, aspettiamo che chiudo qua e sposto un po' questo, facciamo partire Sony Vegas Pro e mi chiede di registrarlo, facciamo next. Io ho i serial number, effettivamente li ho, eccoli qua, copio, facciamo copia, mettiamo lì dentro, incolla. Però se notate qua c'è scritto 1R8, mentre noi abbiamo 1HF, perché abbiamo messo quello del Vegas Pro 9. Non facciamo altro che andare a cambiare, mettere R8 e lasciamo tutto il resto così com'era in questo serial number. Facciamo avanti, come vedete è andata bene. Register from another computer e non registra online, perché sennò la Sony vi becca che il Sony Vegas Pro che avete installato è craccato. Quindi bisogna fare registra da un altro computer. Avanti, avanti. Qua mettete quello che volete. Io ho messo ASBE, ESADEN, fottiti@email.it. Non esiste. L'ho messa tanto per metterlo. Potete mettere quello che volete. Accettiamo il contratto, solita storia. Facciamo avanti. Salviamo il file di registrazione di Vegas Pro. Ok, andiamo avanti. E inseriamo il numero di attivazione. Facciamo così, seleziona tutto, facciamo il copia e facciamo incolla, fine. Ed ecco che parte Sony Vegas Pro. Qua solo possiamo chiudere, sta già caricando Sony Vegas Pro 10. Ragazzi, come vedete abbiamo installato Sony Vegas Pro 10 ed è completo di tutto, registrato, gratuito per tutti.